Allora, l'ultimissima cosa che ci rimane da vedere è il quadrato di un trinomio, ok? Il quadrato di un trinomio è una cosa di questo genere. A più B più C al quadrato uguale. Logicamente abbiamo ormai appurato che non possiamo trasformare questo in A al quadrato più B al quadrato più C al quadrato. Sarebbe molto semplice. In realtà, troppo semplice e anche sbagliato. In realtà, per trasformare questo trinomio, per risolvere questo trinomio, io che cosa dovrei fare? Beh, dovrei scrivere semplicemente una cosa di questo genere. Dovrei fare A più B più C per A più B più C, ok? Perché appunto più B più C al quadrato, e fare naturalmente la regola della moltiplicazione tra polinomi. Primo monomio per questo, poi per questo, poi per questo, secondo monomio per tutti e tre, eccetera, eccetera. Quindi un procedimento piuttosto lungo. C'è una regola per definire il quadrato di un trinomio? Sì, il quadrato di un trinomio fondamentalmente si risolve come il quadrato di un binomio, solamente che aumentano che cosa? Aumentano i doppi prodotti e logicamente aumenta anche il quadrato. Qual è la definizione? La definizione dice che il quadrato di un trinomio è pari al quadrato del primo termine, più il quadrato del secondo termine, più il quadrato del terzo termine, più il doppio prodotto del primo per il secondo termine, più il doppio prodotto del primo per il terzo termine, più il doppio prodotto del secondo per il terzo termine. Praticamente vengono fatti tutti i doppi prodotti. Quindi che cos'ho? Attenzione, naturalmente devo sempre considerare i segni, e dopo lo vediamo un caso un po' particolare. Vediamo: quadrato del primo termine A al quadrato più quadrato del secondo termine B al quadrato più quadrato del terzo termine C al quadrato, e ho fatto tutti i quadrati di tutti i termini presenti. Adesso passo ai doppi prodotti. Più il doppio prodotto del primo per il secondo, quindi 2 per A per B, 2 a B. Più il doppio prodotto del primo per il terzo, 2 a C. Più il doppio prodotto del secondo per il terzo, 2 B C. Ed ecco qua il quadrato di un trinomio, che è costituito da 1, 2, 3, 4, 5, 6 monomi. Naturalmente facciamo un caso un po' particolare, vediamolo, tipo che sono 2A meno 3B più 4AC. Ok? Tutto questo al quadrato. Vedete che qui c'è già un numero negativo, c'è già un monomio negativo. Allora, quadrato del primo termine, quindi abbiamo 4A al quadrato. Più il quadrato del secondo termine, cioè meno 3b che andrà elevato al quadrato. Adesso anche qui faccio tutto passaggio per passaggio, più il quadrato del terzo termine, quindi 4ac al quadrato, più il doppio prodotto del primo termine, 2a, per il secondo termine, cioè meno 3b. Poi il doppio prodotto del primo termine, 2a, per il terzo termine, 4ac, 4ac, più il doppio prodotto del secondo termine, quindi meno 3b, per il terzo termine, che è 4ac. Ecco. E adesso vediamo di risolvere un po' di cose. Innanzitutto abbiamo 4 alla seconda, e lì dove il primo termine è elevato al quadrato. Questo è un meno 3b elevato al quadrato, essendo l'esponente pari, diventa positivo. 9b al quadrato, più per più, più, quindi più 9b al quadrato. 4ac al quadrato diventa più 16a al quadrato, c al quadrato. E adesso passiamo ai doppi prodotti. Più per più, più per meno, è meno. 2 per 2 è 4, per 3 12, AB. E abbiamo fatto il primo doppio prodotto, vedete, più, più, meno, naturalmente, meno, 2 per 2 è 4, per 3 12, A per B, AB. Secondo doppio prodotto, più per più, per più, naturalmente positivo, 2 per 2 è 4, per 4 16, A per AC, quindi A al quadrato C. E per ultimo, qui, cosa abbiamo? Più per meno, meno, per più, meno, 2 per 3, 6,
Sì.